Oggi nel canale YouTube di Airforex sarò qui con un ormai amico, ex corsista, un trader ormai che sa quello che fa. Lo conoscete già, ci siamo trovati con lui circa un anno e mezzo fa proprio qui sul canale YouTube e quest'oggi, visto che lui fa parte della nostra community Airforex, tra l'altro fa anche parte dell'Accademia, ci sentiamo praticamente ogni giorno, gli ho chiesto se aveva piacere di stare con noi una mezz'oretta, di farci vedere un po' cosa sta facendo nel trading, dei progetti che ha portato avanti quest'anno. Molti di voi già lo conoscono, io comunque lo saluto e ve lo presento, è Davide Boscolo. Ciao Davide, eccoci qua. Ciao, ciao a tutti. Allora, il buon Davide so che sta tradando e sta tradando molto bene, sta facendo svariati mercati, insomma. Allora, io vorrei farti una mini intervista quest'oggi, Davide, soprattutto per tutta la community di YouTube che ci segue. Questo video, tra l'altro, non sarà un video dedicato agli abbonati, ma sarà un video completamente a tutti, gratuito a tutti gli iscritti e non al canale YouTube. Quindi, anzi, già dico a tutti che se non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi e se volete lasciare un commento e chiedere qualcosa a Davide, lo potete fare proprio qui sotto sui commenti. Io partirei proprio da dopo che ci siamo lasciati dall'ultima, diciamo, intervista, Davide, chiamiamola intervista chiacchierata, insomma, qui insieme, so che tu hai continuato il tuo anno, diciamo, 2023, in un certo modo e potremmo dire anche con successo. Allora, io volevo partire proprio con te a parlare di quello. So che tu mi hai girato dei file che io potrò far vedere. Sì. Però vorrei partire insomma chiedendoti com'è andato l'anno, cosa hai fatto, hai trovato difficoltà, dove, come, insomma, dirci un po' com'è andato il 2023, quindi l'ultimo anno concluso, diciamo. Ok, allora, 2023 è stato proprio un anno super e solo focus sui mercati. Quindi da quando ci eravamo sentiti, insomma, mi ricordo, aprile-maggio, ho concluso l'anno proprio stando focus sui miei mercati che tengo d'occhio e cercando di far crescere il conto più possibile. Mi ero dato degli obiettivi a inizio anno e li ho chiusi bene a fine anno. È stato un anno tosto perché comunque per fare certi risultati, vabbè, sono dovuto uscire dai ranghi per ciò che riguarda il money management, il rischio, perché per fare certe percentuali è obbligatorio, non è possibile tenere rischi standard dell'1-2% per riuscire a fare raddoppiare o triplicare un conto, anche se non così grosso, ma comunque un piccolo conticino. E quindi il lavoro è stato veramente tanto, anche se i risultati poi hanno ripagato tutto, ma durante l'anno, anche se appunto sono stati su 12 mesi, sono riuscito a tenere 11 mesi in positivo e solo un mese in negativo. E il mese in negativo mi è arrivato nel mese di luglio, se non erro, che è stato anche bello, bello, strong. Nel senso che arrivavo da 6 mesi super e siamo arrivati al periodo estivo che ero io personalmente abbastanza stanco, arrivando poi da un anno prima di solo cripto, insomma, sono stati gli ultimi periodi veramente tosti. Quindi arrivavo un po' stanco, magari anche in over sentiment positivo per i primi 6 mesi, e luglio ho preso un bel mese di loss, però diciamo che chiuso il mese ho fatto come sempre tutti i mesi, a me piace fare il recap di tutto ciò che ho fatto durante il mese. Vado a vedere le operazioni, vado a vedere come le ho gestite, vado a vedere se si poteva fare meglio in qualche situazione, insomma, vado a valutare un po' tutto il lavoro che è stato fatto. E questa cosa nel tempo, negli anni, comunque mi sono reso conto che fa crescere, perché Ah, andare a sicuramente. rivedere il tutto funziona. E niente. Ne parlavo con un nostro collega comune, proprio un'oretta fa, 2 orette fa, abbiamo fatto una coaching con Johnny, insomma, che è anche lui nell'accademia e che è stato, diciamo, sulla tua ala anche, visto che vi conoscete da molto tempo.
Lo dico per tutti, adesso farò vedere il file che Davide mi ha mandato del suo anno concluso sulla piattaforma, proprio sul conto reale di IG. Quello che voglio dire però, per chi non lo conoscesse, a parte che troverà un'altra intervista sempre a Davide in questo canale, poi magari se riusciamo da qualche parte mettiamo il link e magari lo troverete magari in descrizione o da qualche parte. Ma sicuramente quello che voglio dire per chi non lo conoscesse è che Davide ha iniziato a fare la prima coaching con me personalmente, proprio one to one. Correggimi se sbaglio, Davide, nel 2017, corretto? Esatto, 2017. 2017, dopo che lui mi aveva conosciuto tramite YouTube, ci siamo visti a un evento di IG, tra l'altro. E da lì è partito praticamente in quarta Davide. Tra l'altro, nella sua storia, lui poi era una partita IVA, faceva tutt'altro, ha lasciato il lavoro, ha fatto dei progetti con le cripto, ha fatto un sacco di cose, tra cui anche appunto, anzi, il trading, poi, che oggi sta sempre più diventando un qualcosa per Davide, che è proprio parte integrante della sua vita e probabilmente anche del suo futuro, no? Quindi Sì, tutto è assolutamente. partito dal fatto che comunque Davide, io penso che se chiedo a Davide di dirmi qualche altra strategia di trading, metodo di trading, non conosca altro che la price action, Sono credo. ignorante in materia per tutto ciò che è oltre la price action. Però la price action la conosce molto bene e ve lo assicuro perché è davvero molto bravo. Allora io adesso vi faccio vedere intanto, iniziamo a vedere un po' che cosa ha fatto Davide. Qui vedo nel conto reale di G che lui mi ha girato personalizzato come panoramica 1 gennaio 23, 31, 12, 23, quindi praticamente tutto l'anno 2023, svariati migliaia di euro di profitto. Ha cancellato alcune parti che non voleva rendere pubbliche, ma insomma le parti che vi interessano sono queste. Questa è l'equity, quindi non è un'equity dritta, vedete, è un'equity reale questa qui, non è una cosa di quelle che vedete, quelle cose finte che trovate, no, sui trading system che vi vendono 98% di win rate, no, queste Nel cose qua. mondo dei sogni. No, questo è trading discrezionale fatto con una capacità che ormai Davide ha di lavorare, e adesso ci dirà, voglio anche andare un po' più nello specifico il mercato. Allora, si parla di questi soldi fatti con quanto di base di capitale, Davide? Erano circa 4.400-4.500 euro. Quindi stiamo parlando non di 40.000 euro, ma di 4.500 euro, 4.000 quello che è. Quindi con 4.000, poco più di 4, 5.000 scarsi, quindi poco più di 4.000 euro, Davide ha fatto questa performance nel giro di un anno. Tu prima mi hai detto, non avevamo ancora visto questi dati, mi hai detto, ovviamente per ottenere i risultati che io ho effettuato, ho dovuto per forza di cose, diciamo, gestire il rischio in maniera un po' più, non forzata, però un po' più personalizzata, diciamo, Personalizzata, bravo. che però questo avviene dopo tantissimo lavoro che tu hai fatto, no? Nel senso che non è che dopo un mese che fai trading ti metti con 4.000 euro e fai questo risultato. No, Dopo, appunto, dopo un po' anni di di anni. trading, dopo anni di trading, ho deciso che questi 4.005 ho cominciato e mi sono detto, divido in singoli trade il totale, ovvero ho fatto 300 euro a trade. Ho detto, ho 15 buy-in, stile poker, ho 15 ingressi, devo gestirli al meglio. E ho cominciato così. Ho cominciato a Bello. gennaio Quindi il così. mindset iniziale è stato questo, diciamo, Sì. come. Primo obiettivo era non andare broke, non bruciare il conto. Certo. E il rischio ovviamente era alto, sono Tipo si totalmente. parla, se possiamo, tanto siamo qua tra trader, ci seguiranno solo dei trader, dai. Siamo veritieri, non vogliamo fare quelli, perché se non hai rischiato il 2%, tanto hai detto. Potevo No, andare broke, cioè sappiamo, siamo consapevoli del sappiamo. fatto che quando si rischia molti più soldi si può incappare anche in trappole emotive, se vogliamo. Soprattutto è quello che probabilmente ti farà andare broke. Appunto, infatti. Quindi tu, questi 4.500, primo mese, che cosa, come il tuo mindset è stato 15 ingressi,
con un tot di rischio deve gestire. Quindi Andavo solo a prendere esclusivamente ciò che ritenevo io le nostre rating AAA, cioè tutto ciò che io visualizzavo e mi dava conferme, insomma, magari time frame più bassi di 4-6 ore, o magari un daily se era un weekly, andavo a prendere proprio quelle più belle che mi fanno dire se non la fai, sei un pistola, ecco. Certo. Quindi Quindi andavo a prendere. time frame, Davide, weekly daily e poi entrate magari su 4 ore, su, no? Su qualche 6 ore, time frame che so che ogni tanto vai anche sull'ora per trovare proprio la Sì. cosa, però non più sotto ovviamente. Quindi price action su top to bottom come analisi, weekly daily come diciamo sempre, poi al massimo 4 ore, qualche volta addirittura l'orario per trovare l'ingresso migliore, soprattutto il cippino incrementativo come tutti lo Bravissimo, chiamano. bravissimo. Perfetto, A me perfetto. piace fare molti entry, diciamo, magari io un'operazione la smezzo anche magari in tre entrate diverse. Magari entro con metà posizione e l'altra metà la smezzo in due. A me piace molto, agli inizi proprio guardavo anche molto l'intraday e quindi quell'esperienza di tutto l'intraday degli anni indietro adesso la uso per andare a identificare quei mini swing di breve che possono farmi la fiammata nella mia direzione, allora vado a mettere il mio cippino extra con magari un rischio basso, perché tanto può rendere molto in ottica della gestione di dove potrebbe arrivare l'operazione. Quindi sì, utilizzo molto i piccoli incrementi che quando vanno, mi assicuro che a fine anno tutti questi piccoli incrementi fanno veramente tanta tanta differenza. Sì, lo so che fate conto che Davide fa ultimo trade su dollaro Canada, ha fatto un trade dove il primo rischio era di circa 300 euro e dopo ha messo degli incrementi piccolissimi da neanche 20 euro, questo però gli ha portato poi a approfittare di quasi 600, quindi facendo appunto queste aggiunte sul trade che va in profitto aggiunge, questo comunque in generale lo facciamo in Air Forex, è una mentalità che cerchiamo di dare, di dire entriamo non subito totalmente col massimo rischio, intanto entriamo magari con metà e poi se c'è da incrementare, perché la posizione era nostra, non tutte le posizioni diciamo No, sono incrementabili, assolutamente. ce ne sono alcune che quando iniziano a girare lo vedi, no? Perché vedi che magari il daily è messo bene, vedi che c'è una tendenza, vedi che tutto lo scenario globale, no? È impostato in un certo modo, allora si può provare ad andare un po' più aumentando un po' la size, perché di base l'incremento aumenta la size, però aumenta la Il size rischio più non aumenta, aumenta la size, ma il rischio non aumenta. il rischio non aumenta e il trade comunque tu stai incrementando è in profitto, quindi non stai incrementando un trade in perdita, Sgoeggiando il prezzo, no, che quindi è come se mettessi l'ego, no, nella tua lì è tutto, certo, è tutto ego. sì. Poi, come si sa, c'è quell'operazione che invece è talmente bella che allora entro strong subito direttamente. Certo, ci sta. Diciamo che noi Si valuta sempre un po' in base allo strumento che è, alla volatilità, a tutto ciò che ne consegue. la discrezionalità è d'obbligo, diciamo. Dopo La che si base. ha acquisito le giuste competenze, si sa un po' utilizzarle, perché ovviamente, ripeto, Davide ha fatto la prima coaching con me nel 2017. Insomma, sono 7 anni fa, ormai siamo nel 2024, quindi 7-8 anni fa, ragazzi, questo è, ma poi Davide era già bravo anche 2 anni fa, quindi non è che, però comunque ci vuole qualche annetto prima di, noi lo diciamo sempre, lo sottolineiamo, questo a volte tarpa un po' le ali a qualcuno che poi dice, vabbè, se Artu mi dice così, vado da quell'altro che mi dice che Auguri. in 30. Auguri, dice Davide. Ecco, noi cerchiamo di dirvi la verità, però poi se uno si mette davvero con la testa, Davide per esempio, un esempio, noi qui ogni tanto portiamo qualche trader dei nostri che sta facendo e ha fatto risultati. Davide insomma è uno di questi, tra l'altro da qualche tempo anche collabora un po' con noi, ci dà una mano a gestire i contatti, quindi quando scrivete sul sito, quando volete delle call, insomma ci dà una mano anche su questo, quindi insomma Davide ormai è collaboratore anche di Airforex. Prima di tutto è un bravo trader, comunque, questo è. Comunque, adesso andiamo un po' avanti, ma volevo capire, ma quindi il primo mese che è stato è sempre il più difficile, quando si inizia, i primi 2 o 3 mesi sono sempre i più difficili, perché no?
soprattutto un conto piccolo, bisogna un attimo. Io tra l'altro sto facendo adesso un esperimento con un conto anch'io piccolo, quindi poi nel canale farò dei video su questo. Comunque so che i primi mesi sono sempre un po' difficili, perché magari c'è il primo mese e vai subito un po' sotto, poi il primo mese vai subito un po' sopra, però comunque poi devi fare anche gli altri mesi. Poi l'anno è lungo da gestire. Appunto, il primo mese, quindi quello lì che mi hai detto, no, ho avuto questo mindset, 15 ingressi, bla bla bla. Come è andato poi? Come è concluso? È chiuso positivo. Ah, chiuso positivo, non si sa di quanto, ti ricordi? C'è scritto qualcosa? Se vuoi condividere con tutti, mi sembra dovresti avere il file Excel mio. Ce l'ho da qualche parte, sì? Sì. Aspetta che vediamo. Non lo trovo, Davide. Non lo trovo. Vai, ma comunque non è un problema. Era tanto per capire se il mese era stato da 4 mesi, era stato positivo e più o meno di quanto, cioè era stato più 500, più 100, più 1000. Mi sembra che è stato all'incirca più 700, 800 euro. Quindi un gain importante rispetto all'inizio del conto. Bene. Poi, insomma, come hai detto tu, poi si vede tra l'altro dall'equity. Si nota che poi ha avuto un piccolo, no? Un piccolo, come dire, drawdown, per poi salire sempre. Ovviamente durante i momenti di profitto ci sono anche le pause, quindi qualche stop viene preso o comunque qualche posizione in loss. Questo fa parte del trade. Nessuno è immune agli stop, veramente diffidati da chi vi fa vedere favole con strategie che non perdono mai, ragazzi. Veramente non esiste metodo che non abbia costi durante il mese. E poi qua appunto il mese tra giugno e luglio hai avuto questa fase, diciamo, tuonata, diciamo, una bella tuonata, no dai, però anzi hai avuto una fiammata, direi, poi successiva. Sì, perché sì, qua hai visto, c'è stato quasi una falsa rottura di questo grafico. E da qui la falsa rottura ha reagito come dove deve fare, quindi la falsa rottura hai avuto aumento di vola. Qui probabilmente hai fatto qualche trade proprio di quelli che sei riuscito anche a incrementare, probabilmente. Probabilmente è stato all'interno del mese di agosto un super trade. Super trade, poi un ulteriore, però un po' ancora. E questo, quello che vedo qui nella equity, ed è quello che tu e tutti noi dobbiamo tenere un po' a bada, è in un momento di buona resa, andare in overconfidence ci può, no, lì potrebbe essere il punto anche da migliorare, no? E soprattutto anche, parlo a livello proprio personale, la stanchezza. Quindi si potremmo dire che dopo un momento di ottimi trade o un ottimo trade o svariati ottimi trade, non rallentare nel senso abbassare il rischio, però cercare di sapere che se consapevolizziamo che magari siamo portati ad andare un po' in overconfidence, perché poi perdiamo anche un po' il focus e quindi la stanchezza che diceva Davide, magari si può lavorarci anche un pochino. Detto questo, comunque niente da dire, per carità. E poi da qua doppio minimo tecnico e si è ripartiti praticamente dritti, cioè pochissimo drawdown, praticamente zero stop, insomma poca roba, e hai chiuso praticamente sui massimi, facendo un equity, se la guardiamo un po' più in ampio respiro, praticamente dai minimi, dopo un minimo drawdown intorno a febbraio, c'è stato questo movimento, e questo qui di giugno-luglio, c'è stato appunto luglio, che è stato un mese rosso, andando poi a rivedere, effettivamente luglio è stato anche il mese che ho fatto più operazioni. Cioè, durante gli altri mesi avevo una media di 8-10 operazioni al mese. Cioè, luglio, adesso non mi ricordo, dove andare a vedere il file, minimo sono state 15-16. Tutto torna. Ho fatto anche più di quello che era nelle mie regole, fondamentalmente, perché è andata così, e l'ho pagata. Diciamo che hai peccato un po' di disciplina, diciamo. Sì. È stato un mix di stanchezza, disciplina, super confidenza dopo 6 mesi verdi. Ci sta. Alla grande.
Dopodiché, io so che tu hai finito l'anno, ma già da dicembre dell'anno scorso, fino a quest'estate, fino a giugno Fino a praticamente, un mese e mezzo fa. fino a 2 mesi fa, appunto, siccome tu sei sempre stato amante delle cripto, tra l'altro il trading, diciamo che lo hai scoperto un pochino anche grazie alle cripto, comunque ti ha aiutato, questo io. All'epoca sì, all'epoca Io mi sì. ricordo delle scene, vi assicuro. Perché con Davide c'è stato sempre un rapporto. Sì, io ti insegno a fare trading, o cerco di darti il mio contributo, però poi è stata anche un'amicizia, quindi comunque ci siamo sempre sentiti in grande armonia. Tant'è che, ripeto, oggi fa anche, ormai collabora con noi Davide, quindi sarà sempre più collaboratore. Vedremo insomma anche di avviare anche altre cose, perché essendo così bravo come trader, ovviamente magari nel tempo, chissà, nascerà qualcosa anche con Davide. No, ma la cosa appunto che le scene erano che magari mi arrivava in ufficio da lui sta in Lombardia, io sto in Veneto, lui arrivava con la macchina, con questo conto cripto, oppure in alcuni hotel del Milanese dove insieme, insomma, con operazioni incredibili sulle cripto. Comunque, lasciamo stare, questi sono, magari un giorno faremo anche una live dedicata a queste scene che solo noi, solo i più hardcore del trading possono capire. Diciamo che hai fatto appunto, visto che tu avevi questa, eri diciamo nativo dalle cripto, hai sempre amato le cripto, hai fatto una pausa, diciamo così, di Pausa, circa, perché sì, proprio una pausa. consapevole, Davide, che comunque nel momento in cui tu fai una cosa, fosse anche il trading, in questo caso il trading, ma se non la fai in focus, ti potrebbe portare a fare delle scelte che Toglierei il tipo 3D. porta proprio, no? A perdere il focus. E fate conto che noi facciamo un trading che dura una giornata, 2 giornate, 3 giornate, una settimana. Cioè, Davide fa il trading che faccio io. Non è che Davide si mette a fare scalping e quindi deve essere lì in focus. Quindi ci vuole No. focus, sia se fai un trading, no, di scalping quasi, ma sia anche se fai un trading un pelino più di breve termine, no? Quindi ci vuole focus. Lui ha capito che conveniva staccarsi un attimo perché ha portato avanti un progetto su una coin, che, anzi su un paio in realtà, però poi una in realtà è dove lui ha messo un po' più i suoi sforzi insieme ad altri amici, tra l'altro. E tra l'altro è stata quotata, se ci vuoi un attimo parlare leggermente di questo, cosa è Sì, successo. siamo partiti io e il mio grande amico e collega Johnny con altri due amici qua, sempre del nostro paese, e abbiamo tirato in piedi questa idea di criptovaluta. L'idea è di creare nel tempo, quindi già nei prossimi mesi dovremmo avere un qualcosa di pronto, concreto da cominciare a far vedere. L'idea è quella di creare un intrattenimento erotico, tutto ambientato in un ambiente 3D virtuale su situazioni e servizi, stando su quel settore che al momento c'è poco o niente. Però diciamo che al di là del progetto, che poi dopo ce lo spiegherai magari anche in un'altra live, ma quello che voglio dire, la coin è stata quotata Sì, già, è sì, sì. stata quotata a fine gennaio, se non sbaglio, primi di febbraio, si chiama PC Club, no? PCClub.net, sì. PCClub.net, potete andare a vedere anche un po' il lavoro che hanno fatto, è anche una cosa un po' simpatica. Per trovare tutte le news, consiglio ovviamente vivamente di inserirsi nel nostro gruppo Telegram, che c'è il link nel sito, perché è lì che trovate tutte le news che noi ogni settimana aggiorniamo su quello che stiamo Che state evolvendo. facendo. Quindi diciamo che questi 6-7 mesi ti hanno portato a un attimo fermare il trading, Sì, avete sì, sì. dovuto anche mettere dei capitali, delle cose, insomma, per Sì. fare tutta La questa. mole di lavoro è stata impressionante. Però febbraio la coin è stata quotata, la coin è ancora quotata, quindi la trovate Sì, nei principali, no, come si può dire, exchange, si può dire? la trovano noi scambiamo su PancakeSwap, Anche che è la qua. chain che si appoggia alla Binance Chain, la nostra moneta quotata sulla rete di Binance, BNB. Perfetto, perfetto. Quindi questa cosa qua, tornando al trading, ti ha appunto un po' staccato. Sì. Dopodiché, una volta che il progetto coin, diciamo,
diciamo, ha preso un po' la sua via e le sue gambe ormai le ha, anche se, come diceva, stanno comunque progettando, è una cosa che se prima si trovavano ogni giorno per 10 ore al giorno, oggi praticamente una volta al mese, due volte al mese fanno delle riunioni e creano le varie progettualità di questa coin, e quindi gli è ritornato il tempo di fare determinati... E anche la voglia, perché mi mancava a livello proprio mio il trading. Certo, perché poi quando sei tu super impegnato magari non hai neanche la forza e la voglia di metterti. Ma io so quanta passione Davide ha sui mercati e quindi aspettavo solo il momento che mi ricontattassi e mi dicessi guarda che sono tornato. E infatti poi lui intorno a luglio, se non sbaglio, insomma tra l'ultimo mese, metà luglio, così diceva che riparto. E quindi volevo vedere come ti è andato poi il mese di ritorno. Questo mese sui mercati, quindi il mese di agosto. Tu mi hai mandato già questo file, eccolo qua, sì. Same account, stesso conto, e vedo un mese, a parte che anche io stesso ho fatto un mese spettacolare, però devo dire che anche tu non ti tiri indietro con il mese spettacolare, perché hai fatto comunque un ottimo mese su un conto questo. Questo è solo un conto ed è quello là, piccolino, che adesso però sarà quasi di 12.000, cioè sarà molto più ampio perché ci sono i guadagni, a meno che non hai tirato via qualcosa, però vabbè, non voglio neanche saperlo, però quel conto è diventato adesso un conto già un po' più sostanzioso, no? Certo. Qui cosa hai fatto questo mese? Ci vuoi raccontare un pochino? Andiamo a vedere se trovo. Ha fatto sì un euro dollaro long, partito tutto da un setup weekly. Ho fatto due trade sull'Australia, uno che ho preso una bella fiammata e l'ultimo proprio venerdì scorso l'ho chiuso, che ho preso ancora 50-60 punti, e ho fatto un leggero loss di pochissimo, 60-80 euro sul dollaro yen. Adesso sono long ancora di dollari yen, sono appena entrato, e ho in atto anche due azioni. Ho ancora aperto, perché io ho due conti, dopo magari ne parleremo. Sì. Su questo conto e sull'altro ho tradato Adobe, uguale, stessa posizione. Su uno l'ho già chiusa, su questo invece ce l'ho ancora aperta. E dentro questo conto c'è anche l'altra stock, che è STT. State Street. Sì. Okay. E sono tutte e due in super gain già anche loro. In super gain, e hai fatto anche qualche altra stocks su questo conto? Hai fatto principalmente Forex? Qua su questo conto non mi sembra di aver fatto altro. Sull'altro invece ho fatto altre stock. Altre cose, sì, infatti so che... Quindi principalmente valute, ecco, per chi dice ma con le valute non è con le valute, Arduino... Davide, ce ne sono che comunque riescono a fare dei profitti anche con le valute. Assolutamente. Diciamo che ciò che si muove bene per noi è buono da comprare o da vendere. Diciamo. Anche perché l'anno scorso principalmente, andando a rivedere cosa ho fatto proprio in singola operazione, penso che di stock avrò fatto 5-7 operazioni, 8, ce ne ho fatte veramente poche. Okay. È stato tutto su valute e indici materie prime. Più o meno l'anno scorso. Diciamo la nostra lista classica, le principali valute, i principali indici, principali oro, petrolio, quelle cose lì, insomma, le solite. Solite cose nostre. Certo. Molto, molto bene. Quindi un ottimo mese, si sta per concludere. Noi adesso stiamo registrando che è il 28 di agosto, voi vedrete questo video tra qualche giorno alla fine del mese. Come diceva Davide ha un paio di azioni, adesso, come dire, che stanno anche guadagnando, non so quanto stanno guadagnando, se vuoi dircelo più o meno a quanto se sei guadagnando. Vuoi mi prendo lo schermo e mi dai facci vedere live, anche perché ha appena aperto l'America, adesso vediamo un po'. Vero, ha aperto anche l'America, bravo. Allora aspetta che provo a prendere il monitor. E hai anche dollar yen? E ho anche dollar yen, sì. bene. Allora un attimo che arrivo. Dollar yen ce l'ho anch'io, tra l'altro, quindi siamo in due. Piattaforma di trading. Oh, eccolo qua, lo vedo. Aspetta che te lo... Eccolo qui. Ok.
Allora, questa è Adobe, che sono entrato con un chipino molto leggero perché quando ero entrato in Adobe avevo già tre operazioni in corso, quindi ho preferito abbassare un Certo. po' la size. Sei già a break-even qui? Sono qui, sì, mi sono già spostato in break-even, in modo anche da recuperare le spese, perché comunque i costi sulle azioni americane si sentono. E vediamo cosa fa, vediamo se Bella. voglio innanzitutto di rompere questo ultimo livello. E l'idea è di provare a portarla nella parte alta, che vediamo il settimanale. Provare, una volta rotti questi, provare a riuscire a portarlo qui, seguendolo magari con un 3D stop, vediamo. Questa è una, e l'altra, Quindi stai idea da scrivendo. weekly, qua hai fatto weekly daily, weekly daily. Weekly. Il mio setup era il weekly. Sì, assolutamente. Soprattutto le azioni, assolutamente, parte tutto sempre dal weekly o anche dal mensile. Perché comunque i Certo. movimenti delle stock sappiamo che non è l'euro-dollaro. Ah, E sì, sono questa è d'accordo. l'altra. Questa invece sono entrato con una size piena e molto bene. Io adesso qua, ieri ha chiuso sui massimi, adesso ho riaperto qua oggi, quindi bene. Se mi rompe qua, io momentaneamente mi sono messo un target in area 89, che non è nient'altro che il 261,8 di estensione della nostra FTV Weekly Quindi qua hai tradato direttamente da 261. Weekly FTV, Davide, domanda. Qua sì, ho cliccato direttamente sul settimanale senza aspettare conferme su daily. Sì, Anche perfetto. perché su daily di conferme chiare, vere e proprie, non ne ha date. Vediamo 4 ore. Ha dato quello Sì, swinghino lì quattro sul ore in daily. TradingView, forse su TradingView si vedeva meglio, che aveva fatto questo swing. Su TradingView lo vedete un po' meglio. Più bello, sì. Comunque, No, no, questa ma è l'altra posizione. quindi diciamo che questa più questa già vai a 400 rotti, anche di quasi 500 dollari. Qui andiamo sopra il millino buono, anzi parecchio sopra. E poi E c'è dollaro c'ho il yen. dollaro yen, che è questo qua. Dollaro yen c'è già fatto 3 trade dollaro yen appena entrato. Ma sono entrato qui perché ho sbagliato size, ho cliccato solo due, ma in realtà dovevo entrare con quattro. E Ah. poi io quando vedo che è in piena vola, che è in run, io ho cliccato subito un altro mini e mi sono messo sotto questo minimo dell'ultima ora. Che è poco, Bello. sono 35-40 euro. Però Sì. questi cippini, ecco, questo è un esempio di cippino, questo 40 euro possono darmene 200 arrivare qua. L'esempio di Cipino. Beh, là in effetti dove tu hai segnato dove anch'io avrei il mio target, dobbiamo solo stare attenti adesso al massimo, quello lì precedente, il Questo. 142,50, no, 145,50. Però sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Però ce l'ho anch'io questa, bello, bello, bello. Quindi diciamo che poi se va anche questa, poi magari ci rivedremo nei prossimi mesi, vedremo un po' come stanno andando sti conti, ma se queste tre, ormai le azioni sono a break even, quindi al massimo ti tornano indietro, non prendi, non Ma perdi più. comunque, soprattutto State Street, non gli lascio tanto, perché se vedo Ah, che stavo già certo. valutando prima, lo faccio vedere. Allora, questo è il daily. Cioè Sei lui sui massimi. oggi o mi spacca su bene, o se mi fa un falso e mi fa un rosso, io proprio mi metto sotto il minimo di oggi. Se mi prende, me ne vado. Bravo. Se invece mi spara su e mi chiude con una bella close sopra, allora per me è top. Gli vado comunque dietro perché poi il target è proprio lì e vediamo se mi prende. Se no, trading stop manuale, non gli lascio sicuramente altri soldi. Non sono disposto. Visto il movimento o Bello. qualcosa, comunque vorrei portare a casa e porto a casa. Bello, bello, bello. Sicuramente faremo qualcosa sulle azioni con Davide nei prossimi mesi perché sono proprio belle questi trade. Però stay tuned, come si dice. Allora, detto questo, l'altra cosa è l'altro conto che io so, adesso spieghiamo un attimo perché cosa sta facendo Davide? Adesso ce lo dirai tu. Io so che
sei stato contattato da una persona e stai facendo una prova. E quindi questo conto che adesso vedremo attraverso, in questo caso, il sito che tu hai collegato, Sì, come si perché chiama? Ok. non utilizzo IG come broker, ma utilizzo Ultima Markets e quindi devo utilizzare la MetaTrader Sì. e E a quindi sto punto ho agganciato il conto a certo. MyFix. E c'è questo, raccontaci un po' che progetto è questo, poi lo vediamo qui sul. Ma facendola, riassumendo un po' il tutto, diciamo che l'anno scorso sono stato contattato da responsabile dei trader per quanto riguarda un asset management a livello istituzionale con tutte le certificazioni del caso americane e loro mi sembra che abbiano sede a Londra. Mi hanno contattato perché probabilmente avevano visto l'intervista precedente che avevamo fatto e così hanno voluto, diciamo, un po' più di info su esperienza e tutto ciò che riguarda il trading. E alla fine comunque non siamo andati d'accordo per cominciare un qualcosa per alcune situazioni, però abbiamo lasciato le porte aperte entrambi che ci saremmo riaggiornati prossimamente. E così è stato. Praticamente un paio di mesi fa ci siamo risentiti. Io ho girato appunto questi risultati con anche tutte le singole transazioni, quindi vi ho dato in mano anche tutte le operazioni visibili che ho fatto, quindi hanno verificato questo ultimo anno. Io arrivavo dall'anno 2022 che avevamo appunto fatto l'intervista riferita all'anno prima delle cripto, quindi avevo già 2 anni buoni, sia uno per le cripto e uno per quanto riguarda Forex, eccetera. E niente, mi hanno fatto questa proposta, quindi ho aperto per Vabbè, questo dopo è lo stesso, hai aperto un conto, Questo adesso lo vediamo. conto e mi hanno detto assolutamente, quindi da agosto a fine anno devo traslare questo conto come se fosse 1 milione di saldo. Quindi loro, giustamente, che gestiscono soldi, quelli veri croccanti, mi hanno detto vogliamo vedere una bella linearità, poco drawdown e lavorare da professionisti. E quindi qua invece sto proprio lo sto tradando come se avessi 1 milione con le percentuali precise da regole, quindi su un daily massimo 1%, su un weekly un 1,5-2, mai dipende sempre da cosa sta succedendo. Se faccio un 4 ore non vado mai oltre lo 0,3, 0,4, 0,5, quindi qua invece è proprio tutto da regole, ecco, Certo, ferme, qua devo stare. qui vedo quindi intanto sei partito, questo è quest'ultimo mese se non sbaglio, Questo è l'ultimo mese, sì. l'ultimo mese, quindi a dicembre ci ritroveremo Davide, quindi attenzione perché bisogna trovarci, a dicembre ci ritroveremo e vedremo, quindi visto che il progetto è arrivare almeno a dicembre e poi dopo tu ovviamente avrai il tuo progetto con questa società, più 6,93. Più 6,91 e più 6,93, quasi 7% in un mese con un drawdown dello 0,64. Quindi hai gestito perfettamente il rischio. Bene o male, le operazioni sono alcune, penso siano le stesse che hai fatto Sì, nell'altro. guarda, dovresti, se scrolli giù, Ardu, forse le vedi qualcosa. Fai summary dove c'è, insomma, bravissimo. Eccole Ah, ecco qua. Sì. lì. Qua vedi, Ecco. ci sono altre 2 stock che non ho tradato sull'altro conto, ma le ho tradate solo di qua. Quindi hai tradato svariato Forex, svariate coppie, e poi hai tradato Royal Caribbean, quindi un titolo americano, casco, titolo americano, Adobe, titolo americano. E Yes. adesso su questo conto dentro anche Johnson & Johnson. Ah, Johnson & Johnson, giusto? Quindi un altro titolo. E Ed è l'unico. dollari E dollari, ed è l'unico trade, sono gli unici due trade che hai poi avanti, questi yen. Sì, qui. in atto su questo conto solo dollari yen e la stock. Quindi molto interessante, mi raccomando, io ti dico in bocca al lupo ovviamente, ma soprattutto focus, Sì. perché tenere un drawdown così sarà molto difficile, No, certo. però comunque se il rapporto drawdown profit comunque è molto buono, è Bravo, ovvio che l'importante è quello. Certo.
È ovvio che diventa molto facile che tu possa riuscire a essere, diciamo, avere una collaborazione anche con questa società interessante qui che mi stavi raccontando. Molto bene, bravo. Io volevo proprio, diciamo, mostrare, no, tutta questa sua, tutto Anche lì quello si che hai vede fatto. comunque che il conto è reale, ma lì in alto si vede che. Sì, beh, certo, stiamo ovviamente. Real account, MetaTrader, vabbè, insomma, quello che è. Tra l'altro, da quello che mi dicevi, nel momento in cui dovessero poi crearti questa collaborazione, avrai tutto un altro broker. Si parla di Interactive Broker, si parla di broker, diciamo, più institutional, dove Istituzionale, sì. comunque puoi fare le stesse cose, probabilmente forse con anche commissioni minore, quindi ancora meglio per te. Però solo su future mi hanno detto che Sì. solo future, quindi anche Però lì le vabbè, stanze saranno stronger perché le stanze vedo che tu hai usato Australia, Euro, Neozelanda, sono. Canada, Yen, quindi almeno Australia, Euro, Canada, Yen, i future sono anche belli liquidi. Neozelanda non lo so, però i future sull'Euro, i future sull'Australia, sullo Yen, sul Canadese, meno male, sì, non è liquido quanto, no, Euro spot, però comunque va benissimo, poi le azioni sono le azioni. È ovvio che certe size con tanti soldi comunque non ti pesano, no? Il future non sempre, però può avere delle size un po' più imbottite, ma insomma. Detto questo, poi il tradare non cambia nulla, CFD e future, se uno sa tradare non cambia niente. Cambia niente. Va bene, va bene. Altre cose che volevo dirti, niente, volevo dire che, beh, volevo ovviamente confermare che tra l'altro Davide negli ultimi periodi è anche entrato in accademia, perché comunque lui comunque sa fare trading, lo fa, però dice proprio per coronare un po' tutto il mio percorso con Air Forex, voglio anche fare tutta la missione dell'accademia, che non è così leggera, perché c'è tutta la parte del mindset, c'è la parte teorica che lui, sono tutte cose che già sai, comunque sono esercizi che devi rifare. Ci sarà la parte pratica che però, insomma, come vedete, sarà abbastanza easy per lui, però la voleva fare, quindi Al praticamente. massimo mi sconterai qualche esercizio, dai. sì. E quindi bene. Quindi ecco, concludiamo, visto che sono 40 minuti che siamo qua. Se volete lasciare un mi piace, lasciatelo. Se volete lasciare un commento, una domanda, magari per la prossima live, per la prossima così chiacchierata che faremo insieme a Davide, fatelo pure, perché insomma ci fa piacere. E insomma. Se volete vi lascio la mail personale mia del commerciale, che è commerciale@yourforex.com. Eh Se sì, volete perché scrivere. come dicevamo prima, in effetti Davide adesso ci sta dando una mano per tutti quelli che scrivono un po' nel sito, che magari hanno bisogno di un'informazione su un corso, sull'accademia, su qualsiasi cosa. Potete scrivere appunto alla sua mail, perché ormai da un paio di mesi, insomma, c'è nata questa collaborazione, quindi potete farlo tranquillamente. Bene, Davide, allora io direi che possiamo salutarci noi, salutiamo un po' tutti, quindi alla prossima. Ciao. Ciao a tutti, alla prossima.